questa puntata di Agriaggiorna ci focalizziamo su degli erpici a dischi che abbiamo avuto la possibilità di provare in molteplici condizioni. Il costruttore è polacco e si chiama Agromast. Nella seconda parte valutiamo un'ottima soluzione per gli allevatori, un essiccatoio per foraggi che garantisce una materia prima di qualità e fino a un taglio di erma medica in più per ogni anno. Buona visione! In Agriaggiorna siamo soliti parlare di macchine e marchi che fanno l'innovazione dell'agricoltura odierna. Però parliamo spesso anche di coloro che sono sinonimo di qualità. Il marchio Agromast è sicuramente uno di questi. Vediamo. Al mio fianco Mattia Treccani, responsabile vendite per l'azienda Sterama, quindi un'azienda italiana. Mattia, ci introduci alla tua azienda e al brand di cui sei distributore. Allora, innanzitutto vorrei partire con i ringraziamenti, per darti un sentito ringraziamento alla ditta Sterama e alla ditta Agromat per averci ospitato in queste fantastiche giornate di test e avere un tuo parere che lo reputiamo molto valido. Grazie a voi per essere qua. La ditta Sterama è l'importatore ufficiale per l'Italia Agromat, con l'esclusiva di importatori. Noi ci occupiamo solo di questo brand qua. Agromat chi è? Agromat è un'azienda polacca, costruttrice di macchinari agricoli, dagli aratri a erpici a dischi, a seminatrici, un po' tutti i macchinari per la lavorazione del terreno, sia della minima che nella tradizionale, da aratura e erpicatura. Partiamo subito dicendo che Agromat è una ditta polacca, ma usa componentistica al 90% made in Italy, come dei dischi che sono OFAS made in Italy, agli assali di tutte le macchine carrellate che sono ADR, tutte le varie centraline idrauliche della macchina sono tutte Olodianica Marchesini, ai pistoni fatti in Italia. Diciamo che associando alla costituzione della macchina la componentistica italiana, per circa il 90% della macchina, giusto, comunque è un sinonimo di qualità. Giusto, sicuramente di altissima qualità. Come sappiamo, il made in Italy nel mondo è molto riscontrata la qualità. Anche se Agromat, noi là in Polonia abbiamo un'azienda molto grossa, è un'azienda ventennale che negli ultimi 6-7 anni ha fatto dei grossi investimenti sia in azienda che nei macchinari per la costruzione delle stesse macchine agricole. Hanno giù dei tagli laser, saldatrici, i migliori brand al mondo, per loro non badano spese perché vogliono la qualità, loro vogliono il prodotto eccezionale. Nello specifico oggi stiamo provando un coltivatore a dischi da 4 metri, però so che fate sia versioni portate più piccole per larghezza di lavoro, sia versioni più grandi. Qual è la vostra gamma di lavoro? Sì, noi negli erpici a dischi abbiamo 2-3 tipologie di macchine con tante tipologie di dischi. Arrivate fino a larghezza di lavoro di 6 metri. Da 2 metri e mezzo fino a 6 metri. Macchine che partono da sempre una macchina di 6 metri, una tipologia di macchina sui 50 quintali, abbiamo anche una tipologia di sempre 6 metri da 70 quintali, in base alla tipologia di terreno e la lavorazione e la profondità che si vuole fare. Oggi abbiamo qua una macchina da 4 metri, semiportata, che la stessa macchina può essere anche portata, la carrellazione è un'applicazione che viene messa, però un indomani se si vuole smontare la macchina può essere anche portata. Una macchina dal peso di 38 quintali, dischi da diametro del 56, le tre misure che noi utilizziamo è 51, 56, 62. 56 è un disco che permette sia di interrare un grosso quantitativo di residuo colturale e sia per fare affinamento per la preparazione del letto della semina. Oggi su questa macchina qua vediamo un rullo Packer molto adatto per la preparazione del terreno. So per certo che ovviamente non è l'unica tipologia di cui disponete e c'è anche un sistema che permette un cambio abbastanza veloce del rullo al posteriore. Sì, il rullo è tutto staffato qua dietro, è con staffature molto veloce, col suo tubolare compreso. Questo rullo qua si può smontare con 4 cavallotti
per braccio, che sono 8 per i 2 metri e 8 di là. In un lavoro di mezz'ora si può cambiare il rullo e si può anche escludere volendo il rullo, se non le occorre, che si può lasciare il terreno più aperto. La macchina ha veramente pochissime saldature, Mattia. Sì, allora la macchina è molto imbullonata perché la saldatura a lungo andare tenta un po' a rompersi, aprirsi, ma come un po' tutte le attrezzature. I nostri due telai, sia da creazione che da portaluro, sono esenti da saldatura, sono piegati perché sono due pezzi della macchina che hanno molte sollecitazioni di sforzo e di vibrazioni. Allora abbiamo ritenuto opportuno e quasi indispensabile togliere le saldature e piegarlo e curvarlo. Mi piace il fatto che i dischi siano montati su Silent Block, e un altro punto che voglio toccare è sicuramente quello delle regolazioni. Abbiamo due tipologie di attacco del disco, una su balestra e una su Silent Block. La balestra va molto meglio quando il terreno è già sciolto, è già stato mosso per l'affinamento, perché ha un grosso oscillamento sia longitudinale che trasversale. Silent Block, essendo che ha queste quattro gomme dentro a pressione molto elevata, ha un movimento solo longitudinale e non trasversale. Questo permette ovviamente sia l'adattabilità del disco al terreno compatto, sia anche il bypass, grazie al sistema no stop, di corpi duri, come li possono essere pietre o corpi rigidi all'interno del terreno. Siamo in risaia, il primo intervento che facciamo in termini agronomici è quello di muovere, rimescolare la stoppia per avere poi una più semplice preparazione del letto di semina durante i mesi primaverili dell'anno prossimo. Agromast si sta comportando benissimo, stiamo lavorando a circa 15 cm di profondità, a una velocità che varia a seconda del terreno che troviamo dai 13 fino ai 15 km orari. È una lavorazione molto rapida, molto veloce, perché si fanno parecchi ettari all'ora, soprattutto in grandi appezzamenti. E questo permette anche alla macchina, che non è di dimensioni fuori dal comune, di essere molto versatile, quindi anche nelle finestre temporali molto brevi si fa una lavorazione buona sia per rimescolamento del terreno che per affinamento, per ridurre i costi anche in termini di lavorazione. Quello che mi è piaciuto anche provando ed utilizzando la macchina è stata la semplicità delle regolazioni, che si fanno ovviamente da il sistema di attacco a due punti al trattore, per il quale si regola l'altezza di lavoro frontale della parte anteriore della macchina, e una semplicissima regolazione che hai tu in mano in questo momento per l'altezza del rullo e quindi la profondità di lavoro. Sì, partiamo dalla regolazione. La regolazione idraulica in questo caso, però noi teniamo sempre dentro le spine per dare sempre un massimo minimo alla macchina, e teniamo il rullo sempre in battuta sopra. In base alla profondità che si vuol fare si può spostare la spina. Noi lasciamo sempre una tolleranza di 3 cm tra queste spine qua e la battuta del ferro, in modo tale che se durante la lavorazione del campo c'è bisogno di alzare appena appena il rullo o abbassare, si può sempre correggere con la regolazione idraulica. Un'altra regolazione ce l'abbiamo anche nella parte anteriore della macchina, dove possiamo variare il carico del peso nella parte anteriore proprio, essendo che c'è il terreno molto pesante, molto magari secco, molto duro, preferibilmente facciamo caricare un po' nella parte anteriore la macchina, perché la fila di dischi anteriore trova sempre il terreno più duro che quella posteriore, perché quella posteriore lavora sempre nel semilavorato di quella davanti. Perciò la facciamo caricare davanti in modo tale di incidere molto il terreno nella parte anteriore. È un'operazione velocissima. Un'operazione velocissima che si fa in una persona con un perno e una spina. Quando il disco inizia a diminuire di suo diametro, noi interveniamo su questa regolazione qua, che ci permette di riavvicinare la fila anteriore e la fila posteriore dei dischi in modo tale di lavorare tutto il terreno. Grazie mille Mattia per la tua enorme disponibilità, per averci assistito e dato la possibilità di provare una delle tue macchine. Spero di rivederti presto.
speriamo noi di vederci ancora per una splendida giornata del genere con te, Alessandro. Siamo a Montorso Vicentino, quindi in un'azienda in provincia di Vicenza, presso l'azienda zootecnica Albi di Stocchero Alberto. Una realtà con dimensioni contenute, circa 30 ettari coltivati a vigneto, cereali, e prato ed erba medica e con 40 capi circa in lattazione. È un'azienda comunque rilevante all'interno della zootecnia italiana ed internazionale perché è proprio da qui che sono usciti alcuni dei tori più importanti degli ultimi anni. Ricordiamo nel 2017 il seme più venduto a livello nazionale con il toro Albi Epic Zoom. Siamo qui oggi per parlare di un impianto di essiccazione di fieno e di tutti i suoi vantaggi. Alle mie spalle un impianto di essiccazione del fieno in funzione, installato dall'azienda Evoluzione SRL e abbiamo al mio fianco uno dei soci titolari dell'azienda. Graziano, introducici alla vostra realtà e a quello di cui vi occupate. Beh, la nostra azienda è un'azienda relativamente giovane perché siamo nati solo 10 anni fa. Però possiamo dire che l'esperienza dei 3 soci fondatori oramai va verso i 40 anni. Noi siamo nati e come obiettivo ci siamo posti quello di cercare di fare in modo che le vacche vivano di più, perché ci siamo messi e abbiamo visto che uno dei fattori limitanti del reddito delle nostre stalle è proprio il fatto che le vacche non riescono a vivere sufficientemente per produrre un reddito per l'allevatore. Allora, una delle cose che noi abbiamo visto in questi ultimi anni è che mancava una realtà per poter essiccare correttamente il fieno. E abbiamo messo a punto questo tipo di macchina che io definisco proprio un essiccatoio smart, perché costa poco e può essere assemblato in azienda anche dall'allevatore, dal produttore stesso, quindi ha dei costi sia di partenza molto bassi, ha dei costi di gestione bassi, nel senso che noi riusciamo ad avere un costo medio di essiccazione di 1,50 euro a quintale, che è un costo molto, molto buono, e abbiamo una qualità dei fieni che migliora tantissimo sulla proteina e soprattutto sulla qualità della fibra. Perché questo? La qualità della fibra? Perché noi con un impianto del genere possiamo andare allo sfalcio molto prima. Il vantaggio cos'è? Che portiamo a casa meno lignina e riusciamo ad avere nell'arco della stagione ad avere uno sfalcio in più. Graziano, hai fatto intendere che questo impianto che è stato installato quindi presso questa azienda è uno dei più semplici e diciamo spogli che si possono trovare sul mercato. Come funziona? Ci introduci un po' al suo funzionamento e a come viene gestito il fieno proprio nel processo di essiccazione. L'impianto è formato da una ventola che soffia dell'aria all'interno di cassoni. Questi sono dei moduli praticamente che sono già pronti, quindi sono già prodotti con un metodo standard, e questo ci ha permesso di abbassare i costi. Sono prodotti però già con uno studio di volumi in modo che ci sia un determinato volume d'aria e una determinata pressione dell'aria. Questa è una cosa fondamentale perché noi dobbiamo pensare che l'aria deve passare attraverso il fieno, catturare tutta l'umidità possibile e portarla fuori.
ci sono dei fori, che in questo caso sono dei fori tondi, perché questi cassoni sono fatti per le rotoballe, ma possono esserci anche i cassoni per le balle quadre, l'aria passa e asciuga il fieno. Dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto. C'è un'altra cosa che abbiamo visto che oggi è ferma, che è lo scambiatore termico, che in questo caso è uno scambiatore termico che funziona a gasolio. Questo in giornate come oggi non viene usato, perché pur essendo che siamo a fine settembre, però oggi è un giorno con dell'aria abbastanza calda e molto secca, quindi non serve metterlo in moto. Con un'alimentazione esclusivamente elettrica in questo caso. Esclusivamente elettrica. Graziano, aria a temperatura ambiente, quindi a temperatura ambiente che viene spinta e è il primo ballone quello che viene abbassato di umidità. Certo, in questo caso il primo ballone asciuga prima, perché si fa prima la parte centrale del cuore, dopo l'aria con l'altro ballone sopra che fa da tappo è costretta ad uscire dai lati, quindi asciuga tutte le pareti esterne. Il ballone, quello della prima fila e quello sotto, sarà quello che si essica per primo. Una volta che il ballone sotto sarà a un'umidità intorno al 10-11%, andremo a tirarlo via, il ballone sopra lo passeremo sotto e ci metteremo un altro ballone da essiccare ancora sopra. Evidentemente il ballone che da sopra passa sotto ci metterà metà del tempo del primo, quindi dopo il giro diventerà tutto un gioco di spostare i balloni sopra, passarli sotto, metterne degli altri sopra e via così. Perfetto Graziano, hai detto l'umidità finale, quindi quella che raggiungiamo al fine del processo, e l'umidità di ingresso invece? Diciamo che partendo intorno al 25% noi riusciamo a portarla al 10%, il ballone quello sotto, in 8-9 ore. Dopo quello sopra sì, evidentemente quando tiriamo via il ballone sotto mettiamo al suo posto quello che era sopra, questo ci metterà meno, quindi il ciclo comincerà ad essere molto più breve. E si parte da un'umidità di solito sui 25, sul 25% per tirarlo fuori intorno al 10. Però questo impianto, abbiamo già fatto dei test, riusciamo ad asciugare del fieno che parte al 40, anche 43-45%, quindi ci vuole di più, è logico, e ha dei costi più alti. Questo impianto è una base di quello che tu potresti poi evolvere in un secondo momento. Certo, questo impianto, adesso questo per dire parte con 6 buche solo, quindi ci sono 12 balloni, ma se noi volessimo potremmo togliere questi tappi e crescere, cioè sono tutti moduli che si possono far crescere, basta evidentemente dimensionare comunque la ventola e i giri della ventola in base al numero di fori che noi abbiamo. E a livello proprio di struttura, quali sono le evoluzioni che un impianto di questo tipo può avere? La prima cosa che noi andremo a fare qui sarà quella che io chiamo il box dell'aria, che sarà un box che va a contenere la ventola e tutta quanta quella parte con lo scambiatore. Il box dell'aria avrà una presa d'aria non più a livello terra ma dal tetto, perché l'altra cosa che andremo a fare sarà un tetto ventilato che sarà fatto da una lamierina scura sotto, un'intercapedine che bisogna dimensionare giusta, però ipotizziamo intorno ai 30 centimetri, uno strato di policarbonato sopra e dei passaggi obbligati che dovrà fare l'aria prima di entrare nella ventola. Questo ci permetterà di avere aria più asciutta, perché andiamo a prenderla dalla parte alta, e aria che in giorni come oggi si riscalderebbe molto, perché il fatto di passare attraverso questa intercapedine fa in modo che si scaldi un po'. Il nostro obiettivo è quello di far entrare aria intorno ai 40 gradi. Non vogliamo farla andare a temperature più alte, perché rischiamo di fare una cosa, rischiamo di cuocere il fieno, e per la digeribilità dopo è una cosa che non ci torna utile, perché un fieno cotto comunque
ha una digeribilità più bassa, quindi in questo caso le nostre vacche andranno a sfruttare meno di quelle sostanze nutritive che il fieno ha. Grazie mille Graziano per il tuo intervento. Prego. Agri Aggiorna non è soltanto meccanizzazione a pieno campo, parliamo, come avete visto in questa puntata, anche di soluzioni e tecniche innovative in tutti gli ambiti dell'agricoltura odierna. Sperando che questa puntata sia stata di vostro gradimento, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo email agriaggiorna@agri957.com se anche voi con le vostre soluzioni, tecniche e attrezzature innovative volete essere inseriti all'interno di questo programma dedicato al mondo dell'agricoltura. Grazie per essere stati con noi.